Il cielo è nuvoloso, l'unico raggio di sole è il nostro Meteo Pep, che questa mattina presenta subito una clamorosa novità. Non ci sono bionde, non ci sono brune, non ci sono vallette, non ci sono meteorine, ma c'è lui, il velone. Ah, velone, direttamente velone. Quindi lei ha superato, ha scalato la gradazione. Sì, le gerarchie, sì. Da velino a velone direttamente. Sì, sicuramente. Ovviamente anche lei è stato selezionato su un campione accuratamente, di 100.000 accuratamente, persone. Il Meteo Pep sa vederci lungo. Ed è molto rigoroso il Meteo Pep. Allora, sì, per questa settimana che tempo farà Meteo Pep? Allora, abbiamo detto che il tempo c'è nuvoloso con delle piogge. Sì. Poi domani è nuvoloso senza piogge. Poi lunedì è buono e poi è presso una perturbazione in arrivo da ovest, che porta piogge e temporali, accompagnati da venti di scirocco, che poi in serata andranno a ruotare a nord-ovest, da guardando settentrionale. E poi farò un po' di freddo. Sbaglio, colonnello, quando c'era la velina bionda, lei con la bacchetta punzecchiava di più? Con il velone invece si mantiene un po' a distanza. Perché potrebbe reagire il nostro caro amico velone, che si chiama Christian Moschella. Meteo Christian. Possiamo dargli questo grado? Ah, molto, molto di più ci potete dare. Un allievo al momento. Un allievo, un aspirante Meteo Pep, ma ne deve mangiare di pane. Sì. Come catastrofe avevamo detto che si prevedeva una faglia che si apriva a partire da questo palazzo. Vabbè. Prefettura, provincia e comune. E anche le scuole. Quindi catastrofi totali. L'ha presa anche lui. Il velone si lancia in azzardo. Sì, la città di Avellino ormai è avvolta in una nube tossica. Sta distruggendo tutto. Ma si vede che fa parte della sua scuola. Sì. È morto un barota. Bene, complimenti. Allora, colonnello, noi possiamo chiudere il nostro consueto appuntamento con il Meteo Pep, ma a proposito, il velone ha imparato la sigla finale della nostra rubrica? Non ancora, ben barone. Sì. Siamo una prova insieme. Questa settimana prove intense di sigla. Allora la torniamo a fare insieme, tutte e due. Sì, vai. Perché il nostro penso che sia campanino, lei voleva salutare Enzo. Io faccio salute a Enzo Di Micca e a Telenostra. Va bene, anche perché è un grande amico. Tanti saluti anche a tutta la regia. Lei ci sarà il prossimo. Sì, spero di esserci. Sempre. Va bene, allora salutiamo tutti i nostri amici telespettatori. Ciao ai miei fans e a Telenostra. Però ci vuole il bacetto Meteo Pep, altrimenti, anche perché io ho saputo che lei ha molte fans, molte donne che lo desiderano, lo vogliono conquistare. Sì. Emozionato rispetto a questa novità. E anche per lei sarà un'occasione per mettersi grazie ovviamente al colonnello. Sì, tante avance ci aspettiamo. Okay. Allora la sigla parte così. Sì. Almeno il colpo finale. Para 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 pa 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 pa